Questi uomini intrappolati nel marmo sono i prigioni di Michelangelo Buonarroti, ideati per la tomba di Giulio II, una serie di statue a grandezza superiore al naturale di uomini incatenati come prigionieri. All'inizio dovevano essere 16 o 20, ma ne sono stati realizzati soltanto 6, due esposti al Louvre e 4 qui, nella Galleria dell'Accademia di Firenze. Lui è lo schiavo giovane, ha le gambe leggermente piegate perché è impegnato in uno sforzo immane, con un braccio alzato che copre il volto e l'altro dietro come se fosse legato ad una catena. Lui, che sembra essersi quasi liberato, è lo schiavo che si ridesta. Infatti la composizione è più tesa e dinamica per sottolineare lo sforzo di uscire dal marmo. Lo schiavo barbuto, che è il più finito dei prigioni, rivela tutti i dettagli anatomici tipici dell'opera di Michelangelo, dal busto in torsione alle gambe leggermente piegate. Dall'altra parte c'è invece l'Atlante, che sembra caricare tutto il peso sulle spalle con la muscolatura in tensione. L'incompiutezza della sua figura, così come il non finito delle altre, la rende ancora più sofferente e tormentata. A guardarle tutte insieme sembra che rappresentino uomini condannati per l'eternità ad aspettare che Michelangelo torni a liberarli.